poteri prende quando veniva palmenato. Ma rifacciamo, ma guarda, guarda, qual è il problema? Attento Peppe che ti acciaccano. Aspetta che lo uccia. E poi te lo paghi, però. Ti guarda, hai messo e hai spinto questa cosa. Attenzione che c'è roba costosa là dentro, eh. Appena finito di dirlo, dico, ma... C'è la sezione sexy toys. No, stanno pure, ci stanno pure gli acuzzi. Toys per gli uomini, toys per le donne. Beh, l'aquila che si deve vedere, però chiaramente. Vai il piccione, lascialo perdere. Oh, Moshi che è uguale a prima. Ma cazzi è brutto. Oh, bravo. Che cazzo. Stringi bene, camicato. Forse andiamo via, no? Adesso, è talmente stretto che gli è cambiato la fisionomia. Adesso 10 giri. Aspetta, la prova se ci vede. Adesso 10 giri. Monica, dai. 1, 2. Io vado, io sono senza parole. Sta vomitando, basta. Vai verso Monica adesso. Parla, Mose, non so dove cazzo stai. Eccola. Non sono io. Dai, ci vede, dai, ci vede. Aspetta, aspetta. Una cosa, aspetta, metti anche gli occhiali. Aspetta. Metti anche gli occhiali. Metti anche gli occhiali. Metti sulla corsia di sorpasso o sulla corsia di sorpasso? Sembri dei Charles, dai. Oh, dai. Ragazzi, ragazzi, tardi, andiamo un po'. Dai! Ti aspettiamo giù questo? Allora, senti l'aria, la senti l'aria, secondo te dove a che altitudine possiamo stare? Ti aspettiamo giù sotto. No, no, facciamo commenti. Attento ai gradini sulla destra. No, oh, no, se si casca questo ci giochiamo lo sposo dopo, che cazzi. Allora, si entra di qua, 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 guarda, guarda. Qua, cioè, aspetta, aspetta, che, aspetta che zoom, zoom dove si entra, ecco, vedi dove si entra. Andiamo, quando è bello. Faccio pure le scale. Sì, a te, oh, vedi, vedi. Femolo sfonda. Saluta, saluta, ciao, ciao. Ciao, fa. Maialini! L'ingresso è di qua, andiamo di qua, va. Ecco, ci sta aspettando amico tuo, va Mauri. Ma io la dovevi fare con me, col bastone. Io la voglio thailandese allora, mi raccomando. Ciao, vai. Vuoi le vacche scarpe, ho capito? Ciao, bello. Ciao. A sinistra, a sinistra. Beh, ci hanno detto che ci avete pure gli thailandesi, è vero? Ce l'ha detto quello là. Thailandesi? Le ragazze. Certo, che siamo venuti a fare, se no. Thailandesi sta un sacco di cose. I thailandesi. Allora, Alberto? Sì. Ha parlato con me? Sì. Allora, lui è... Lui è lo sposo. Lui è il poveraccio. Lui gli diamo un paio di gemelle, eventualmente. Facciamo così, lo portiamo un attimino lì e lo sbendiamo. Ok? Poi dopo... Poi torniamo per i dettagli. Poi lo lasciamo in buone mani. No, no, tranquilla. Puoi alzare pure la testa. C'era Giorgio, è venerdì 13, è vero. Che numero ci sta? Dall'1 al 10. Dall'1 al 10. Dall'1 al 10. Dall'1 al 10. Attento a come scegli, eh. Venga la 5. Andiamo verso il 5. Aspetta, colore? Colore? Abbiamo detto rossa, abbiamo detto rossa. La 5 rossa. Ma quella sguercia proprio. Allora, infatti dico una cosa, tutte rosse, vabbè. Ma i talentesi non sono rosse, che cazzo dici? Sono tutte rosse. 5. Allora, queste 5, l'hai scelto tu, eh? Le sono pure belle lisce. L'hai scelto tu, non mi pare una cosa molto... Lo possiamo spendere? Pronti? Lo spendiamo? Lo spendiamo? Dai, spendiamolo. Aspetta che mo vomita. Ma quanto cazzo siete. Questa è la tua 5. Rossa, abbiamo detto che era rossa. Di buco ce n'è uno. No, al volante non ci si può mettere. Era rossa. Allora, grazie. Carto numero 6, Lorenzo numero 2, Edoardo numero 9. Fabio, guardami un po'. Fabio, ma tutti questi preservativi? Oh, mi sembri col Drake per davvero comunque. Tutti questi preservativi su destra? C'è sfiga. E ora signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole. Il Walkie Race, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Walkie Race. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 3 cilindri di Peter Perfect. Lo segue con la sua spaccatura. Il
terza posizione troviamo l'armata speciale. Dopo Gai e la Savanda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super jet delle piste, Paspetti, con la sua full giusto. A breve distanza la divisa a venire col vinto, la fascinante ragazza che partecipa alla terza. Viene poi la macchina mobile dei fratelli Strano, Rock e Bravo. C'è l'ambone. Siamo molto occupati, fin tutto. Alle sue spalle con 120 Red Max. In penultima posizione vincendo il soffiettante di Duke e Blubber. E all'ultimo posto della vettura 0-0 Nick Dutterly, pilota della polizia proverbiale. Il suo compagno di corsa è il fedele Massi, che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter va in via. La Ecce è meraviglia. Io si vedi la patente, mo mo so giù. Chiedo le gomme. Devi tagliare perché il kart ti tiene la corsa, sì, se tu la sai tagliare la corsa... Questi si tendono molto a derapare i kart, capito? Se tu derapi devi fare la corsa della gara. Soprattutto, e tra un po' i motori urleranno. Dopo il semaforo, scatenate l'inferno, siamo per partire per 32 giri. Attenzione, semaforo rosso, tutto è pronto per la partenza del penultimo Gran Premio della stagione, partiti. La prima curva è verso destra. Lascia un piccolo spazio. Anteriore, altro che anteriore, altro che anteriore, probabilmente è strano, ha frenato troppo, non era in uscita, ha frenato troppo col freno dietro, forse una marcia troppo corta o forse non gli ha funzionato, c'è una rigata nera, eh? Forse non gli ha funzionato bene il dispositivo di anti...
prova. E non sbaglia. Va che ci prova, va che ci prova. Ultime curve, attenzione, ultimissime curve. Lorenzo, Lorenzo c'è. Molto. Ha fatto una staccata da paura. Ce la fa girare. Staccata da paura. Cosa per superare, è dovuto passare da sopra l'erba anche lui. Sì, ma ha tenuto a cannone. Spalancato, si sono quasi toccati. Mamma mia. Mamma mia. Che manovra. Adesso sono i due italiani davanti. Qualsiasi cosa in qualsiasi momento, da un errore grossolano anche al colpo di fantasia. Quindi vediamo come va a finire. Sarà davvero, sono davvero due giri da cardiopalma questi qui. Ci sono comunque due italiani. Il nostro tifo va a loro, speriamo che facciano il primo e il secondo in qualsiasi maniera, ordine, Caglio fermo. Ha rotto. Bravo! Dove vai, mannaggia! Meno male, via, gas! Queste distrazioni, mannaggia, mannaggia! Ha in mano una bella gara, stava recuperando, forza, mantenuto il terzo posto. Lungo, non so se forse non sono... Ha perso due secondi. Passano via fluidi, i doppiati, si ricompatta questo trenino. Dietro, mamma mia che duello qua dietro. Alla fine, al prossimo passaggio è l'ultimo. E Rossi ha un po' di margine, qua nel deserto va. Nel deserto sudafricano a finire la sua curva, fantastico, fantastico. E se mi vai a 300 all'ora in curva, poi dopo purtroppo succede questo. Alla Estedallo, per poi il curvo e poi giù in discesa, verso un lungo curvone verso destra, qui a sinistra, poi lungo curvone verso destra, piano qua che la moto allarga, tende ad allargare, tutti e due bene, mantengono le posizioni. Rettilineo prima della staccata verso sinistra. Attenzione. Mi sembra che lui si sia un po' innervosito da quella manovra che gli aveva fatto Pablo Nieto. Da quel momento lì ha commesso qualche piccolo errore, anche tattico. E poi un'altra cosa, forse la sua Honda paga un po' alle Aprilia e alle KTM un po' di velocità di punta. Adesso si stanno giocando davvero le ultime briciole di gomma. Hanno girato 2.005, non è un ritmo altissimo, però credo che passandosi così tante volte naturalmente il ritmo si abbassa, non si riesce a fare strada da soli, le traiettorie giuste le scelgono gli altri, quelli che sono dietro, qui infine poi te sei costretto a chiudere gli altri. Esatto, avanti, due capoccioni, tutti e due in carena, Rossi davanti, via la signorina, per favore, via, grazie. Bella, per carità, però vedere che ci sono qua. Dai, è la fidanzata, si chiama Esther Cañadas, è una modella spagnola, famosa in tutto il mondo, però qui francamente adesso non ce ne frega niente. Grazie. All'attacco a punzecchiare, a farsi vedere, questo serve per il nervosismo, tiene la corda della curva. È diventato un gran premio solitario nella sua parte finale, con una moto che ha preciso, è diventato un cuore. E questo sì è un contributo spettacolare. Pazzesco. Accidenti, pazzesco. Ancora Bagarre. Fuori, largo. L'ultimo giro. Va a tagliare sul corto. A spararsi più a cannone che può sul retrino. E poi proverà, attenzione, 1.59.4 per entrambi all'ultimo giro. 1.59.4. Tutto l'inverno se ne sono detti di tutti i colori. Adesso saranno lì a tirarsi le sedie addosso. Dai, ma qui stanno ripulendo tutta la pista, veramente, a colpi di gomma. Spazzolano dappertutto. Se lo inventa lo spazio Rossi, se non Balardo, c'è. Ce lo inventa! Ce la fa! È davanti! E questa è l'ultima staccata forse, no, attenzione, ce n'è ancora, ci sono due curve. Passo a destra! Bellissimo! Adesso c'è l'ultimo pezzo, attenzione, c'è l'ultima staccata! Se sapete, no! Ti larghi tutti e due! Un millimetro in scia, non ce la può.
può fare, non ce la può fare, ce la fa, cosa ha combinato, è passato come non si può, come c'è scritto vietato passare, come te lo vietano gli dei. Chiudi, non lo so, è vicinissimo, campione del mondo, ce l'ha fatta, chi vince questa gara, ha vinto il sesto titolo mondiale. Farvi vedere com'è ridotto qui Domenica, qui da noi si è steso sotto il tavolino e sta dando campione del mondo. Scandalosi. Quattro uguale. Sei passato qua. Quinto, sì, perché mi sono girato là. Scusate, come hai fatto a farti uscire fuori strada? Quanti ti hai dato per farli uscire fuori strada tutti e due insieme lì? Chi era? Uno era Edo, mi pare, vedi? Hanno visto le margherite. Tu seguivi Edo e gli sei andato dietro pure Daniele, vuoi cominciare per te? No, vincita dietro di te una volta. Andiamo Stefano, cucina per bello largo. Andiamo a regare. Qua sopra. Posso rimanere lo stesso? Vai sul trespo. Dai. Daniele premia. Che bello. Chiamatelo il trespo. Allora, vince. Il primo. Ma non si comincia dall'ultimo? Non si comincia dall'ultimo posto? Dall'ultimo non si comincia dall'ultimo posto. Terzo classificato Rosalino. Secondo classificato Edoardo Maialini. Primo classificato Cipo. Premia. Aspetta, scusa un attimo, questo ti devi girare, aprirlo, posizionarlo e poi io devi dare. Oh, imposta per la foto, ragazzi. Ho capito, ma se... Spettacolo. Oh, lo spumante. Arriva. Lo spumante, siamo scordate. Allora, non paga scarica allora. Bene. Pronti? Bacio. Bacio. Per la foto, per Matina. Cazzo, il piatto è di legno, vorrei ricordare. Vai a festeggiare. Che se calda.